È un'iniziativa che non nasce estemporanea, ma è frutto di un percorso che in questi due anni abbiamo intrapreso per risolvere l'annoso problema del precariato universitario, che ha raggiunto cifre inenarrabili e vergognose per questo paese. Perché qui oggi? Noi siamo qui oggi durante l'Assemblea Generale della CRUI per chiedere che la CRUI ci riceva, perché in questa l'università noi abbiamo delle rivendicazioni che portiamo avanti da anni rispetto al precariato dell'università, rispetto alla dignità di chi lavora e di chi studia all'interno dell'università. Questa pandemia ha amplificato quelli che sono i problemi dell'università. Ci siamo trovati in assenza di fondi strutturali, ci siamo trovati con la necessità di fare più ricerca senza avere gli strumenti adatti a fare ricerca. Ci siamo trovati con tanti ricercatori, dottorandi, assegnisti che sono precari dell'università e che reggono il sistema universitario e che in pandemia si sono ritrovati a dover, diciamo, sopperire a quelle che erano alcune mancanze della didattica a distanza, a farsi carico del lavoro all'interno dell'università. Chiediamo l'estensione della proroga retribuita con soldi pubblici, quindi che non gravi sui bilanci degli atenei, dei singoli atenei, di 6 mesi, facoltativa ovviamente perché magari ci sono anche i colleghi che appunto pensano di poter finire e vogliono finire nella scadenza normale, appunto estesa tutti e 3 cicli di 6 mesi retribuita, così che insomma il percorso sia più appunto democratico e rispettoso anche appunto del percorso di formazione che è il dottorato. E questo è il percorso di oggi, appunto si iscrive anche in un ragionamento più ampio appunto di difesa della ricerca e dell'università pubblica e nazionale, appunto in senso ampio, anche la difesa dei diritti degli studenti che anche loro sono rimasti comunque discriminati in questo momento particolare e molto difficile per tutte e tutti noi.